Lavoro per la società Advisors, con la società abbiamo partecipato ad un contest che ha proposto la società nostra committente, il gruppo AQR, nella fattispecie AQR per il sociale, un contest di video partecipativo. Siamo stati selezionati e abbiamo fatto 3 weekend di formazione con dei professionisti, l'associazione Liberi Svincoli, e appunto abbiamo fatto questo percorso formativo e abbiamo iniziato a girare e montare questo cortometraggio. Il tema del cortometraggio è molto importante per noi, perché cerchiamo di evidenziare le bellezze della nostra gente e del nostro territorio, ed è stata un'esperienza splendida. Ho partecipato a questa iniziativa dell'azienda per cui lavoro, quindi un cortometraggio il cui tema era un tema a sfondo sociale, in questo caso si parlava di ostaggi, quindi il tema fondamentale era quello cercare di superare il pregiudizio che si ha nei confronti di quella che è la nostra terra, il sud, e quindi il punto di vista che è stato sviluppato per affrontare la tematica è stato quello di 2 turisti del nord che sono scesi in vacanza qui, la vacanza è stata regalata appunto da un gruppo di amici e tutto parte da uno scherzo, poi i turisti appunto milanesi, una coppia milanese si ritrova qui in vacanza e ha appunto l'occasione, l'opportunità di conoscere innanzitutto più a fondo questa terra e soprattutto le persone, quindi la gente del luogo, e cercare di superare quindi il pregiudizio. A tutto ciò si ricollega appunto il titolo Ostaggi, perché c'è il tema che si sviluppa su 2 binari, ostaggi, quindi riferimento ai sequestri e alla brutta fama che in passato appunto ha avuto la nostra terra, e di conseguenza in parallelo il tema di essere ostaggi del pregiudizio, quindi cercare di lavorare su questo doppio binario. E quindi questo è stato il tema portante di tutta quanta l'iniziativa e quindi il tema che, su cui si è sviluppato poi tutto quello che è stato il lavoro. Corto, come anche diciamo il fine di questo di tutta l'opera, è proprio quella di diciamo rilanciare il territorio, proprio per dare un significato a quello che è il territorio stesso. Infatti l'auspicio dopo il Festival del Cinema appunto è quello che il cortometraggio possa diciamo avere una funzione di messaggio positivo di quello che è il territorio, di scoperta e anche di riscoperta per tutti i calabresi che ad oggi magari stanno qui e che spesso e volentieri magari considerano la nostra terra un pochettino arretrata, ma che in realtà è già molto avanti rispetto a quello che è il nostro già futuro presente. Dunque, questa è stata un'esperienza meravigliosa dove mi sono occupata di vari ruoli, ma soprattutto dell'aspetto musicale, e appunto per questo valorizzare anche i nostri musicisti, i nostri proprio musicisti locali, tra cui Francesco Loccisano e Fabio Macagnino, e volevo ringraziarli perché grazie alla loro musica, alla loro magia hanno reso questo montaggio veramente strepitoso, interessante. Siamo veramente fieri di quello che noi abbiamo qui in questa terra nostra. Il mio compito è stato principalmente quello di gestire la parte audio del film e in questo ruolo, ovviamente, come dice la mia collega, abbiamo scelto dei musicisti locali che ci hanno permesso diciamo di svolgere il lavoro in maniera egregia dal punto di vista musicale. Oltre a ciò ho dovuto gestire anche la microfonazione e i volumi dell'audio dei vari attori che hanno partecipato al film. Adesso siamo in una fase molto importante che è quella del montaggio, è una fase abbastanza dura e difficile, però allo stesso tempo ci stiamo impegnando al massimo per portare a casa il risultato che speriamo sia ovviamente gradevole per tutti e che possa essere apprezzato dai più. Siamo contenti di aver lavorato con l'associazione Liberi Svincoli, che ci ha dato una grandissima mano in quello che è stato tutto il lavoro. Siamo contentissimi di aver lavorato con tutti loro, anche persone che adesso non ci sono. Ringraziamo quindi Carlo, Matteo, Giorgia e Cristina. E cos'altro dire? Il film uscirà tra circa un mese e siamo contenti di quello che stiamo facendo. Speriamo di realizzarlo al meglio possibile.